Buongiorno, benvenuto, bentornato qui sul mio canale YouTube dedicato all'armonica, l'armonica blues, l'armonica diatonica, ma anche quella cromatica, e sul sito internet lezionidiarmonica.it. L'argomento di oggi sono le articolazioni. Avrai mai sentito parlare di legato, staccato, portato? Se sì, meglio, altrimenti comunque te lo spiego adesso. Prima di cominciare, ti invito ad iscriverti al canale se ancora non sei iscritto. Premi sul pulsante, iscriviti e attiva la campanellina delle notifiche. Poi ti invito a visitare il mio sito internet lezionidiarmonica.it, dove troverai tante altre lezioni, articoli e canzoni da suonare. Cominciamo subito a parlare delle articolazioni. Quando facciamo musica, non è sufficiente mettere insieme una serie di note, metterle in sequenza, ma bisogna anche applicare quella che è la dinamica, quindi lavorare sul volume delle note, gli effetti come il tremolo, il vibrato e poi ci sono le articolazioni. Tutti questi elementi contribuiscono a dare espressività, espressione alla musica e a renderla quella che è, cioè un mezzo per trasferire emozioni a chi ci ascolta. In questo contesto le articolazioni consistono nel modo di suonare la successione delle note che può essere di diversi tipi. Abbiamo le articolazioni che si chiamano legate, quindi il legato, che consiste nel suonare le note in maniera fluida, quindi senza interruzione, nel nostro caso che è uno strumento a fiato dell'aria, senza interruzione del suono tra una nota e l'altra. In pratica, la nuova nota comincia esattamente dove finisce la precedente. Completamente opposta all'articolazione legato, abbiamo quella che si chiama staccato, dove le note si distinguono molto bene. Con l'armonica, che cosa facciamo? Interrompiamo il flusso dell'aria utilizzando o la gola oppure la lingua. Con il tone blocking le articolazioni vengono molto bene e noi possiamo articolare le note anche a gruppi di due o di quattro. A gruppi di due. A gruppi di quattro. Perciò mettiamo l'accento sulla prima nota di ogni gruppo e le altre invece sono legate. Come facciamo l'articolazione? Come dicevo, possiamo interrompere l'aria in diversi modi. Se suoniamo con il tone blocking siamo avvantaggiati perché utilizziamo la lingua che va a chiudere i fori dell'armonica, quindi crea l'articolazione. Oppure se suoniamo con il puckering, quindi senza lingua, possiamo pronunciare anche delle consonanti, la Q, la K. Quello che conta è che l'aria viene interrotta dalla lingua o direttamente nella gola e quindi si crea l'articolazione. Bene, io ti invito a provare a dare espressione alla musica che tu fai attraverso le articolazioni e ti do appuntamento alla prossima. Ciao!